La casacca terminata, vi faccio vedere i particolari. La lavorazione inizia da una catenella centrale. Dove lavoreremo prima una parte, poi riattaccheremo il filo. Quindi lavoreremo la seconda parte, creeremo questa, questo primo uh, pannello. Ne lavoreremo un altro uguale per, uh, per il dietro. La lavorazione, come vi spiegherò, è in verticale. Lavoreremo in verticale e poi la posizioneremo così in orizzontale, cuciremo la manica: naturalmente, questo è soggettivo perché in base anche alle vostre misure. Quindi, cuciremo un po' di, di manica, lasceremo qualche centimetro aperto sino a chiudere sulla spalla poi a seconda come vi piace se più scollata o meno scollata per quanto riguarda il laterale cuciremo da sotto braccio fin giù io ho deciso di lasciare questo spacchetto perché mi piaceva l'idea appunto della casacca quindi con un po di spacco ma se a voi piace potete Cucirla uh, fin giù. Questo è il retro, come si presenta, identico al davanti. È una casacca molto morbida, molto fresca ed è particolare perché. La si può indossare un po' su tutto, su di un vestito, su di un pantalone con casacca, però la rende un po' più vivace. Eh, è una lavorazione semplicissima, il filato è fantastico perché il fibra di perla è morbidissimo e rende tanto durante la lavorazione. Eh, che dirvi, questa è una semplicissima casacca, spero che, che vi piaccia, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie. Per la realizzazione di questo nuovo progetto io ho utilizzato il fibra di perla della Mistrico Filati, 50% cotone, 50% viscosa da fibra di perla, 50 grammi sono 126 metri. Può essere lavorata con l'uncinetto e ferri del numero 3,5 e del numero 4. Io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del numero 4. La casacca che andiamo a realizzare è una casacca taglia unica, può essere indossata un po' eh, da tutte. Eh, il multiplo del punto che andrò a utilizzare è di 37 e avvierò una catenella di 145 punti in effetti la nostra lavorazione sarà in altezza quindi avremo una larghezza di 56 cm per un'altezza di 80 cm perché poi il, la nostra lavorazione il nostro pannello lo gireremo lo andremo a mettere all'incontrario quindi avremo un'altezza di 56 cm per una larghezza di 80 cm Uh, adesso andiamo ad avviare le nostre 145 catenelle e vediamo come si procede io ho avviato le mie 145 catenelle adesso lavoro una catenella ed una maglia bassa nella catenella precedente qui vado a lavorarmi una maglia bassa Poi lavoro 5 catenelle: una, due, tre, quattro e cinque. Salto 5 catenelle di base quindi una, due, tre, quattro, cinque. Nella successiva vado a lavorarmi nuovamente una maglia bassa. Lavoro ancora 5 catenelle, una, due, tre, quattro, 5, salto 5 catenelle di base, quindi una, due, tre, quattro, cinque nella successiva vado a lavorarmi una maglia bassa. Poi lavoro una, due, tre catenelle, doppio filo sull'uncinetto, salto 5 catenelle di base. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. Nella successiva vado a lavorarmi una maglia alta doppia. lavoro una due catenelle doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base lavoro nuovamente una maglia alta doppia 2 catenelle una due doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base lavoro nuovamente una maglia alta doppia 2 catenelle e proseguo sino a ritrovarmi con 6 maglie alte doppie lavorate le 6 maglie alte doppie separate da 2 catenelle lavoro una, 2 3 catenelle vado a saltarmi 5 catenelle di base quindi una due tre quattro cinque nella seguente mi lavoro una maglia bassa mi lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto 5 catenelle di base una due tre 4 e 5 nella successiva mi lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto le 5 catenelle di base una due tre quattro cinque nella successiva mi lavoro la maglia bassa poi una due tre 4 5 salto le 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 nella seguente lavoro la maglia bassa poi lavoro 1 2 3 4 5 salto le 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 nella successiva mi lavoro la maglia bassa e abbiamo dovuto lavorare quattro archi. e Vediamo se ci troviamo quindi: 1, 2, 3. Abbiamo lavorato i nostri quattro archi. Adesso lavoriamo: 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, salto 5 catenelle di base. 1, 2, 3, 4, 5. Nella seguente. Mi vado a lavorare le 6 maglie alte doppie separate da due catenelle, quindi una, due catenelle, doppio filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base. Una nuova maglia alta doppia, 2 catenelle, doppio filo su sull'uncinetto, nella stessa maglia di base, una nuova maglia alta. Doppia 1-2 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, lavoriamo la quarta maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, la quinta, le due catenelle di separazione, doppio filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la nostra sesta maglia alta doppia. Adesso lavoriamo le 3 catenelle 1, 2, 3. Saltiamo le 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella seguente andiamo a lavorare la maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo le 5. Catenelle, nella seguente andiamo a lavorare la maglia bassa e procediamo così sino a ritrovarci con quattro archi. E lavoriamo poi il gruppo di sei maglie alte doppie. Così fino alla fine del giro, termino il giro lavorando la maglia bassa nell'ultima nell catenella del giro. Mi raccomando, all'inizio e alla fine del giro vi dovrete trovare solo due archi di 5 catenelle. Alla fine e all'inizio del giro, solo due archi di 5 catenelle. Mentre tra un gruppo e l'altro di maglie alte doppie, vi dovrete trovare con quattro archi. Adesso cosa facciamo? Lavoriamo una catenella e voltiamo il lavoro, vado a lavorarmi una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Lavoro 5 catenelle: una, due, tre quattro. 5 salto l'arco di 5 catenelle, vado sopra la maglia bassa successiva e lavoro una maglia bassa. Poi lavoro una, due, tre catenelle, tre volte filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia alta doppia. E mi vado a lavorare una maglia alta tripla una due tre e alla quarta chiudiamo poi lavoro una due tre catenelle triplo filo sull'uncinetto vado sopra la seconda maglia alta doppia e mi lavoro una maglia alta tripla 1 2 3 e alla quarta chiudo 1 2 3 catenelle triplo filo sull'uncinetto vado sulla terza maglia alta doppia mi lavoro una nuova maglia alta tripla una e chiudo poi lavoro 1 2 3 catenelle triplo filo sull'uncinetto vado nella sempre nella stessa maglia di base quindi nella terza maglia alta doppia e mi lavoro una seconda maglia alta tripla Una, due, tre catenelle, vado sulla successiva maglia alta doppia e anche sulla quarta maglia alta doppia. Mi lavoro 3-2 maglie alte triple, quindi lavoriamo la prima. Una, due, tre catenelle. Tri profilo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base mi vado a lavorare la maglia alta tripla 3 catenelle: 1, 2, 3. Tre volte filo sull'uncinetto, vado sulla quinta maglia alta doppia e mi lavoro una singola maglia alta tripla. 3 catenelle 1 2 3 triplo filo sull'uncinetto e vado sopra la sesta maglia alta doppia e mi lavoro una maglia alta tripla e 3 poi lavoro una due tre catenelle salto la maglia bassa successiva l'arco di 5 catenelle e vado sopra la maglia alta bassa successiva e mi lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle vado sopra la maglia bassa successiva mi lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle salto l'arco di 5 catenelle vado sopra la maglia bassa successiva e mi lavoro una maglia bassa poi lavoro una 2 3 catenelle tre volte filo sull'uncinetto mi salto l'arco successivo di 5 catenelle con la maglia bassa e vado sopra la maglia alta doppia successiva e mi lavoro la maglia alta tripla 1 2 3 4 1 2 3 catenelle 3 volte filo sull'uncinetto vado sopra la seconda maglia alta doppia e mi lavoro la maglia alta tripla una, due, tre e alla quarta chiudo e procedo in questo modo per tutto il giro. Termino il giro lavorando una, due, tre catenelle, salto la maglia bassa successiva, un arco di 5 catenelle, vado sopra la maglia bassa seguente, lavoro la maglia bassa le 5 catenelle 1 2 3 4 5 e lavoro la maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa la prima del giro precedente ed ho terminato il mio giro adesso lavoro una catenella volto il lavoro lavoro una maglia bassa nella maglia bassa sottostante 5 catenelle 1 2 3 4 5 maglia bassa nella stessa maglia di base lavoro una due tre quattro catenelle doppio filo sull'uncinetto vado sopra la prima maglia alta tripla mi lavoro una maglia alta doppia lavorata e non chiusa doppio filo sull'uncinetto mi lavoro una seconda maglia alta doppia lavorata e non chiusa nella stessa maglia di base chiudo le maglie insieme lavoro 3 catenelle 1 2 3 inserisco l'uncinetto trasversalmente tra le maglie estraggo il filo lo passo nella catenella sull'uncinetto in questo modo. Poi nuovamente doppio filo sull'uncinetto e mi lavoro altre due maglie alte doppie, lavorate e poi chiuse insieme. Quindi una e non la chiudo. Lavoro la seconda maglia alta doppia, non la chiudo e chiudo le maglie insieme. Poi lavoro una, due, tre, quattro catenelle, doppio filo sull'uncinetto, vado sulla successiva maglia alta tripla. E mi lavoro la prima maglia alta doppia, lavorata e non chiusa. Doppio filo sull'uncinetto, lavoro la seconda maglia alta doppia lavorata e non chiusa chiudo le maglie insieme 3 catenelle 1 2 3 prendo trasversalmente la chiusura delle maglie alte doppie estraggo il filo lo passo nella catenella sull'uncinetto in effetti formo un pioppolino Doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base mi vado a lavorare altre due maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme la prima e la seconda chiudo le maglie insieme lavoro 4 catenelle 1 2 3 4 doppio filo sull'uncinetto e ripeto la stessa lavorazione su tutte le maglie alte triple, ho terminato i gruppi delle mie alt maglie alte doppie separate da più pulito, adesso lavoro una, due, tre, quattro catenelle, salto una maglia bassa il gruppo eh, delle 5 catenelle. Vado, solpara la maglia bassa seguente. Lavoro una maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa nella stessa maglia di base. 1 2 3 4 catenelle, salto un arco di 5 catenelle, la maglia bassa doppio filo sull'uncinetto vado sopra la successiva maglia alta tripla e lavoro nuovamente due maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme una la seconda chiudo le maglie insieme 3 catenelle 1 2 3 prendo trasversalmente le maglie alte doppie chiuse insieme, estraggo il filo e lo chiudo nella catenella e formo il pioppolino. Doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base, mi vado a lavorare altri due maglie alte doppie, lavorate e poi chiuse insieme. Chiudo le maglie insieme procedo così come ho fatto in precedenza per tutto il giro termino il giro lavorando le ultime 4 catenelle vado nel nell'ultima maglia bassa e lavoro una maglia bassa 5 catenelle una, due, tre, quattro, cinque, maglia bassa nella stessa maglia di base ed ho terminato il mio giro. Adesso lavoro una catenella e volto il lavoro con delle maglie bassissime, raggiungo il centro dell'arco di 5 catenelle. Quindi a maglia bassissima raggiungo il centro dell'arco e lavoro 5 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta tripla, quindi una, due, 3 4 5 3 volte filo sull'uncinetto vado al centro del primo arco di 4 catenelle e mi lavoro una maglia alta tripla lavorata e poi chiusa insieme quindi 1 2 e poi la chiudo con le catenelle, in questo modo, poi lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, vado nel secondo arco di 4 catenelle e mi lavoro una maglia alta doppia, una due. 3 volte poi lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto vado nel successivo arco di 4 catenelle e mi lavoro una maglia alta normale semplice 1 2 3 4 5 catenelle vado nel successivo arco di 4 catenelle e mi lavoro una maglia alta normale 1-2 3-4 5 catenelle filo sull'uncinetto. Vado nel successivo arco e mi lavoro una maglia alta nuovamente, 5 catenelle una, 2. 3 4 5 doppio filo sull'uncinetto nel successivo arco di 4 catenelle mi lavoro la maglia alta doppia 5 catenelle 1 2 3 4 5 triplo filo sull'uncinetto Vado nel successivo arco di 4 catenelle, mi lavoro una maglia alta tripla lavorata e non chiusa. Quindi 1, 2, 3, triplo filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo di 5 catenelle e mi lavoro una nuova maglia alta tripla lavorata e non chiusa quindi 1 3 triplo filo sull'uncinetto vado nel successivo arco di 4 catenelle mi lavoro una maglia alta tripla lavorata e non chiusa E chiudo tutte le maglie insieme in questo modo quindi ho lavorato 3 maglie alte triple lavorate e poi chiuse insieme 4 catenelle 1 2 3 4 scusatemi 5 catenelle doppio filo sull'uncinetto vado nel successivo arco di 4 catenelle mi lavoro la maglia alta doppia 1 2 3 4 5 catenelle, filo sull'uncinetto, maglia alta normale. 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto, arco successivo, maglia alta normale. 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto maglia alta normale 5 catenelle 1 2 3 4 5 doppio filo sull'uncinetto nell'arco seguente mi lavoro la maglia alta doppia 1 2 3 4 5 catenelle 3 volte Filo sull'uncinetto, nell'arco seguente mi lavoro la maglia alta tripla lavorata e non chiusa. Quindi una, due, esco tre volte e la quarta no. Triplo filo sull'uncinetto, vado nel successivo arco di 5 catenelle mi lavoro la maglia alta tripla lavorata e non chiusa triplo filo sull'uncinetto vado nel successivo arco di 4 catenelle mi lavoro la maglia alta tripla lavorata e poi chiusa insieme Adesso mi chiudo tutte le maglie insieme 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e riprendo la lavorazione fatta in precedenza. Quindi, nell'arco successivo lavorerò la maglia alta doppia, nei seguenti tre archi di 4 catenelle, la maglia alta normale, nel penultimo arco. 4 catenelle mi lavorerò la maglia alta doppia nel successivo la maglia alta tripla lavorata e non chiusa nell'arco di 5 catenelle maglia alta tripla lavorata e non chiusa nel primo arco successivo di 4 catenelle maglia alta tripla lavorata e non chiusa e poi chiudete tutte le maglie insieme e proseguite così fino alla fine del giro. Termino il giro lavorando tre volte filo sull'uncinetto nell'ultimo arco di 4 catenelle, mi lavoro la maglia alta tripla lavorata e non chiusa, triplo filo sull'uncinetto, vado nell'arco di 5 catenelle, mi lavoro la maglia alta tripla lavorata e non chiusa poi chiudo le maglie insieme poi lavoro una due tre quattro catenelle e volto il lavoro doppio filo sull'uncinetto vado nella catenella Successiva alla chiusura delle maglie alte, le triple e mi lavoro una maglia alta doppia, poi lavoro una, due tre catenelle filo sull'uncinetto vado nella catenella precedente la maglia alta doppia qui e mi lavoro una maglia alta normale filo sull'uncinetto vado sopra la maglia alta doppia sottostante e mi lavoro una maglia alta Filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e mi vado a lavorare una maglia alta. Poi lavoro una due-3 catenelle. Vado nella catenella. Precedente la maglia alta successiva, mi lavoro una maglia bassa, lavoro una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, una maglia bassa sopra la catenella successiva. lavoro una 2 3 catenelle e ripeto. Maglia bassa sopra la catenella precedente la maglia alta. Maglia bassa sopra la maglia alta sottostante. Maglia bassa sopra la catenella Successiva. 3 catenelle: 1, 2, 3. Ripeto: maglia bassa sopra la catenella precedente la maglia alta. maglia bassa sopra la maglia alta maglia bassa sopra la catenella successiva la maglia alta 3 catenelle 1 2 3 Lavoro una maglia alta sopra la catenella precedente la maglia alta doppia sottostante. Lavoro una maglia alta sopra la maglia alta doppia. Una maglia alta sopra la catenella successiva. Una, due, tre catenelle, doppio filo sull'uncinetto. Vado nella catenella precedente la chiusura delle tre maglie alte doppie sottostanti e mi lavoro una maglia alta doppia. Doppio filo sull'uncinetto, vado al centro della chiusura delle tre maglie alte doppie. Triple scusatemi e mi lavoro la maglia alta doppia. Doppio filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e mi lavoro la maglia alta doppia 3 catenelle, una, due, tre, e ripeto, filo sull'uncinetto, vado. Nella catenella precedente la maglia alta doppia sottostante mi lavoro una maglia alta. Lavoro una maglia alta doppia, una maglia alta sopra la maglia alta doppia sottostante. una maglia alta sopra la catenella successiva e ripeto come abbiamo fatto in precedenza quindi poi le 3 catenelle maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa le 3 catenelle e ripetiamo come abbiamo lavorato qui termino il giro lavorando una maglia alta doppia nella Nell'ultima catenella prima della chiusura delle maglie alte triple, doppio filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta doppia sulla chiusura delle maglie alte triple. Poi volto il lavoro. lavoro 3 catenelle una due tre che sono la nostra prima maglia alta filo sull'uncinetto lavoro una maglia alta sopra la successiva maglia alta doppia del giro sottostante poi 1 2 3 catenelle filo sull'uncinetto lavoro sopra ogni maglia alta del giro sottostante una maglia alta Quindi una, due e tre. Tre catenelle: una, due, tre. Filo sull'uncinetto. Lavoro una maglia alta sopra ciascuna delle maglie uh, basse del giro sottostante, quindi una. 2 3 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto e continuo sopra ogni maglia successiva lavoro 3 maglie alte separate da 3 catenelle così sino a raggiungere la fine del giro Termino il giro lavorando sopra le ultime due maglie alte doppie 2 maglie alte, quindi una e due, poi lavoro una catenella, volto il lavoro, lavoro una maglia bassa nella maglia alta sottostante 5 catenelle volanti 1 2 3 4 5 salto la maglia alta successiva le 3 catenelle la maglia alta seguente e vado sopra la maglia alta centrale del gruppo di 3 e mi lavoro una maglia bassa lavoro 1 2 3 4 5 catenelle mi salto la maglia alta successiva le 3 catenelle la maglia alta seguente vado sopra la maglia alta centrale e mi lavoro la maglia bassa poi lavoro 1 2 3 catenelle doppio filo sull'uncinetto salto la maglia alta seguente le 3 catenelle la maglia alta successive vado su quella centrale e mi lavoro il gruppo di 6 maglie alte doppie separate da 2 catenelle quindi una 2 catenelle filo sull'uncinetto la seconda maglia alta doppia 2 catenelle filo sull'uncinetto la terza maglia alta doppia 2 catenelle filo sull'uncinetto la quarta le catenelle filo sull'uncinetto lavoro la quinta le catenelle e lavoro la sesta maglia alta doppia poi lavoro 1-2-3 catenelle, salto la maglia alta seguente. Le 3 catenelle. La prima maglia alta del gruppo di tre, vado sulla maglia alta centrale. E mi lavoro la maglia bassa. 1-2-3-4-5 catenelle, vado sulla maglia alta centrale. Del, del gruppo di 3 maglie alte mi lavoro la maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle vado sulla maglia alta centrale del gruppo successivo e lavoro la maglia bassa 1 2 3 4 5 salto e vado sopra la maglia alta centrale del gruppo seguente una, due, tre, quattro, cinque, vado sul seguente e mi lavoro la maglia bassa. Poi lavoro uno, due, tre catenelle, doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta seguente, la centrale, e mi lavoro il gruppo delle maglie alte doppie. In effetti, adesso dobbiamo ripetere la stessa sequenza che abbiamo fatto prima quindi dobbiamo ripetere questi giri qui 1 2 3 4 5 6 dobbiamo ripetere questi 6 giri ci rivediamo tra poco io ho terminato come potete vedere ho lavorato anche la seconda parte del disegno adesso cosa facciamo? lavoriamo una catenella e voltiamo il lavoro. Vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la maglia alta sottostante, poi lavoro una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, mi lavoro 3 catenelle, una due tre vado a lavorarmi su ciascuna delle tre maglie alte una maglia bassa quindi una maglia bassa sopra la prima maglia alta una maglia bassa sopra la seconda maglia alta una maglia bassa sopra la terza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e procedo così per tutto il giro sopra ogni maglia alta mi lavorerò una maglia bassa separandole da 3 catenelle termino il giro lavorando l'ultima maglia bassa sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante volto il lavoro lavoro 3 catenelle 1 2 3 che saranno la nostra prima maglia alta 1 2 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado nel primo arco di 3 catenelle e mi lavoro una maglia alta poi lavoro una due tre quattro cinque catenelle filo sull'uncinetto Vado nel secondo arco di 3 catenelle mi lavoro nuovamente una maglia alta. 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto. Vado nell'arco successivo di 3 catenelle e lavoro un'altra maglia alta e lavorerò così: per tutto il giro, 5 catenelle di separazione, una maglia alta in ogni arco. 3 catenelle. Termino il giro lavorando 1-2-3 catenelle ed una maglia alta sopra la maglia bassa del giro sottostante. Poi lavoro una catenella e volto il lavoro. Vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la maglia alta, poi filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi sopra la prima uh, maglia alta successiva all'arco di 3 catenelle. Mi vado a lavorare 3 maglie alte, quindi nella stessa maglia di base, quindi lavoro una. 2 e 3 nell'arco successivo di 5 catenelle mi lavoro una maglia bassa sopra la maglia alta successiva mi lavoro nuovamente 3 maglie alte quindi una 2 e 3 nell'arco di 5 catenelle mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro sopra le maglie alte dobbiamo lavorare 3 maglie alte nella stessa maglia di base una maglia bassa nell'arco di 5 catenelle Termino il giro lavorando la maglia bassa sopra la prima maglia alta del giro sottostante. Volto il lavoro e mi lavoro 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Quindi una, due, tre, poi una, due, tre, quattro, cinque catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia bassa e mi lavoro una maglia alta. Poi 1 2 3 4 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado sopra la successiva maglia bassa e mi lavoro la maglia alta. lavoro così per tutto il giro sopra ogni maglia bassa lavoriamo una maglia alta separandola da 5 catenelle termino il giro lavorando le ultime 5 catenelle 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto e la maglia alta sopra la maglia bassa del giro sottostante poi volto il lavoro lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una due e tre filo sull'uncinetto mi vado a lavorare una maglia alta nella stessa maglia di base poi nel primo arco di 5 catenelle mi lavoro la maglia bassa Filo sull'uncinetto, sopra la maglia alta successiva mi vado a lavorare le tre maglie alte, quindi una, due e tre. Nell'arco successivo di 5 catenelle mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro. Sopra la maglia alta singola mi lavorerò le tre maglie alte nell'arco di 5 catenelle la maglia bassa, termino il giro lavorando le due maglie alte sopra la maglia alta del giro sottostante le due maglie alte nella stessa maglia di base: una e due volto il lavoro lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi 1 2 3 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado sopra la prima maglia bassa e lavoro una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto vado Sopra la successiva maglia bassa e lavoro la maglia alta e lavoro così per tutto il giro, ripetendo il primo giro che abbiamo lavorato adesso. Dobbiamo lavorare questi quattro giri: il primo, il secondo, il terzo e il quarto, ancora per 15 volte, quindi dobbia, dobbiamo ripetere questi quattro giri che abbiamo lavorato questi quattro giri li dobbiamo ripetere ancora per 15 giri e poi vediamo come procedere questo giro con le ultime due maglie alte sopra la prima maglia alta del giro sottostante ed ho lavorato i miei 15 giri adesso volto il lavoro e in ogni maglia che Uh, avrò mi lavorerò una maglia bassa quindi lavoro una maglia bassa nella prima maglia alta una maglia bassa sopra la seconda maglia alta una maglia bassa sopra la maglia bassa una maglia bassa sopra le successive tre maglie alte e lavorerò così per tutto il giro. Lavorerò una maglia bassa sopra ciascuna delle maglie che mi si presentano. Chiudo il giro lavorando l'ultima maglia bassa l'ultima maglia alta del giro sottostante tiro il filo ed ho terminato adesso noi abbiamo lavorato del nostro lavoro la prima metà abbiamo lavorato questa parte qui adesso cosa facciamo riprendiamo il lavoro qui dalla base dalla catenella questo è il lavoro Riprendiamo dalla catenella iniziale. Inseriamo l'uncinetto nella nostra prima catenella di base. Lavoriamo una, due. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e mi lavoro una seconda maglia alta, poi lavoro una due tre catenelle, filo sull'uncinetto, mi salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3. Vado nella successiva, mi lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta ed una terza maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base vado nella successiva mi lavoro la maglia alta una seconda maglia alta ed una terza maglia alta e proseguo così per tutta la lunghezza della catenella di base adesso voglio farvi vedere quando dobbiamo lavorare dove abbiamo oh, fatto oh, al lato opposto le sei maglie alte doppie quindi lavoreremo le 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto vado nella catenella prima di dove abbiamo lavorato le sei maglie alte e mi lavoro la maglia alta poi per lavorarmi la seconda uh, maglia alta e per avvicinare le due metà cercate di prendere qui al centro delle maglie in modo da avvicinare il lavoro quindi la seconda maglia alta e la terza maglia alta l'andate a lavorare nella catenella subito dopo Lavorate una, due, tre catenelle, saltate le 3 catenelle di base, andate nella catenella precedente e lavorate la maglia alta. Filo sull'uncinetto, andate nella maglia bassa del lato opposto e lavorate la maglia alta ed una successiva maglia alta nella catenella subito dopo. In questo modo, perché ve lo sto facendo rivedere, scusatemi se sono ripetitiva, ma è per far combaciare bene i punti. Quindi ricordatevi la maglia alta prima della, della maglia nella lavorazione opposta, sopra la maglia e nella catenella subito dopo, in modo che la lavorazione risulta ben equilibrata. Termino il giro lavorando le ultime due maglie alte nelle ultime due catenelle di base. Una e l'ultima maglia alta la vado ad inserire nella prima maglia bassa che abbiamo fatto durante la lavorazione precedente. In questo modo poi lavoro una catenella, volto il lavoro, mi lavoro la maglia bassa nella prima maglia alta del giro sottostante, le 5 catenelle 1, 2, 3, 4, 5 salto una maglia alta, le 3 catenelle la prima maglia alta del gruppo di 3 vado sopra la maglia alta centrale e mi lavoro la maglia bassa e in questo modo devo riprendere la lavorazione che abbiamo fatto prima dobbiamo ripetere al lato opposto questa la stessissima lavorazione dobbiamo riprendere da questo giro qui Sino all'ultimo del lato opposto, in questo modo dobbiamo far tipo uno specchio, la stessissima lavorazione, in modo che, avendo lavorato la prima parte, questo lo lavoreremo su questa parte qui. Io ho terminato anche la mia seconda metà della lavorazione ed ecco come si presenta il nostro pannello. Vi faccio vedere pian piano. Qui è dove abbiamo iniziato la seconda parte del lavoro e qui è dove abbiamo terminato. Questa è la nostra prima metà della casacca. Allo stesso modo lavorate un altro pannello e ci vediamo dopo per vedere come si cuce per le maniche e per le spalle. Io ho terminato entrambe le mie metà della casacca. Come vi dicevo abbiamo lavorato in verticale, ma poi il lavoro lo andremo a posizionare in orizzontale. Adesso anche sopra al lato lungo dovremo lavorare tutto a maglia bassa. Quindi andiamo ad inserire il filo, inserisco il filo. lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa e poi vado a lavorare in ogni maglia che mi si presenta trasversalmente tutto maglia bassa così per tutto il lato lungo in questo modo lavorerò tutto il lato lungo da una parte e dall'altra tutto a maglia bassa per cucire il laterale dovete prendere la misura dell'apertura del braccio, quindi dal vostro sottobraccio potete cucire sino alla fine oppure lasciare un po' di spazio e creare uno spacchetto. Quindi, dal, cucite dal sottobraccio sino a quasi alla fine alla fine come preferite per creare uno spacchetto o una una chiusura totale questo sul lato corto io ho terminato di lavorare sul lato lungo di entrambi le due parti eh, tutto a maglia bassa adesso cosa faccio sovrappongo le due metà prendo il centro del nostro lavoro, che è questo, vado a posizionare un marcapunti sotto il punto sotto dove abbiamo iniziato a lavorare le tre maglie alte da un lato e dall'altro, e poi vado a cucire dalla parte estrema sino alla metà. Quindi inseriamo il filo, inseriamo il filo facciamo il nudino e cucio maglia maglia prendendo un lato e l'altro in questo modo a raggiungere la metà di questa lunghezza qui quindi uh, calcolando i gruppi di uh, maglie alte ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 quindi io al quinto gruppo quindi una 2 3 4 5. Al quinto gruppo metto sotto al gruppo delle tre maglie alte metto il marca punti in questo modo, quindi andrò a cucire da questo punto a questo punto, questo lo lascerò libero e poi darò solo un punto di cucitura qui. Nascondiamo tutti i fili e poi vediamo il risultato finale.